Ieri sabato 26 gennaio si è tenuto nella sala di rappresentanza del Comune di Fasano l'incontro organizzato dalle associazioni Terra d'Egnazia e COSATE, Comitato di Salvaguardia dell'Ambiente e del Territorio Valle d'Itria, a tema La nostra terra, discussione aperta sul futuro dell'agricoltura e del paesaggio in Puglia. Sono intervenuti, introdotti e moderati da Margherita D'Amico, biologa e patologa vegetale, la dottoressa Margherita Ciervo, geografa dell'Università di Foggia, e la dottoressa Maria Piccareta, sovrintendente archeologia, belle arti e paesaggio Brindisi, Taranto e Lecce. Il dottor Alberto Lucarelli, costituzionalista dell'Università Federico II di Napoli. Il numeroso pubblico ha ascoltato con partecipazione i tre relatori che hanno espresso le loro posizioni e i loro pareri sulle tematiche del disseccamento e dell'emergenza xylella, non solo dal punto di vista agrario, ma cercando spunti di dibattito sui vari aspetti del problema: agricoltura contadina ed economia locale, paesaggio e identità, diritti e democrazia. Queste le parole del dottor Lucarelli ai nostri microfoni. Dottor Lucarelli, qual è l'importanza di questo tipo di incontri? Io credo che sia molto importante, forse sarebbe stato utile farlo anche tempo addietro, un incontro o incontri del genere. Il diritto europeo, il quadro europeo, l'Unione Europea da sempre dice che quando si tratta di argomenti che attengono all'ambiente, al territorio, al suolo, occorre quanto più possibile attivare delle forme partecipative in modo che ci sia quanto più possibile consapevolezza da parte dei cittadini. Quindi io credo che un incontro del genere sia molto importante per contribuire a creare una coscienza collettiva diffusa rispetto a tematiche che hanno una ricaduta diretta e immediata sui diritti non soltanto dei cittadini oggi ma anche delle generazioni future. Come si può sconfiggere la xylella? Ma questo non lo so, io sono un giurista per cui mi occupo di norme, di leggi, di Costituzione. Quello che ho potuto vedere è che ci sono, come dire, orientamenti molto diversi rispetto alla xylella, al suo impatto attuale, a quello che può provocare. Quindi quello che posso suggerire, insomma, è una maggiore prudenza rispetto a una serie di atti che mi sembrano quasi una sorta di accanimento terapeutico, quello dell'abbattimento e dell'eradicazione degli ulivi, quale soluzione finale necessaria. Io credo che invece, ecco, si debba, il tema dell'incontro di oggi è anche questo, l'obiettivo, maggiore prudenza, maggiore scambio di informazioni per poi arrivare appunto a delle scelte che siano delle scelte non radicali, ma che siano delle scelte innanzitutto rispettose dell'ambiente, del territorio e ovviamente dei diritti degli agricoltori, ma in generale dei cittadini, di tutti coloro i quali vivono queste zone meravigliose.